Melita Tognolo torna in TV dopo il parto, ho preso 17 kg in gravidanza, Daniele è pacioccoso e il papà mi aiuta. Melita Tognolo ritorna per la prima volta in TV dopo il parto e sceglie per l'ospitata Detto Fatto nella puntata in diretta di lunedì 8 gennaio, condotta da Caterina Balivo su Rai 2. Caterina Balivo accoglie la neomamma Melita Tognolo a Detto Fatto. Caterina Balivo dà il benvenuto alla showgirl Melita Tognolo, che racconta per la prima volta della sua recentissima gravidanza, ha partorito il 14 dicembre, mentre la make-up artist Barbara Del Sarto esegue su lei un trucco facile da replicare per una neomamma che ha poco tempo libero. Melita Tognolo parla a Detto Fatto della gravidanza e della vita da neomamma. Lascio Daniele, nome del figlio, NDR, per la prima volta solo con il papà ma sono tranquillissima perché mi fido ciecamente di lui. È stata un'emozione straordinaria, racconta Melita. L'annuncio lo diedi sui social dopo 3 mesi, facemmo una foto io e Andrea, Viganò, il compagno, NDR, in giardino con dei palloncini azzurri e uno con il numero 3. Qualcuno pensava che aspettassi 3 gemelli, la pancia era da 3 gemelli o non aveva capito che aspettassi un maschio, aggiunge. Il nome scelto è nato da Andrea, c'erano in lista Gabriele e Daniele, ora che è nato ha proprio la faccia da Daniele. La gravidanza è stata fortunata perché potevo mangiare di tutto, anche il prosciutto. L'ultimo mese mi sono sfogata sui dolci che amo molto. Sono cresciuta di 17 kg e lui è nato di 4, in ritardo di una settimana, avevo la pancia bella grande. Quando è nato è stato un sogno. Oggi lui ha 26 giorni ed è bello pacioccoso. Dorme sì e no a notti alterne. E il papà? È bravissimo, mi aiuta in tutto. Abbiamo lavorato parecchie volte in un programma televisivo, Colorado, NDR, e poi ci siamo avvicinati il giorno di Natale, il 25 dicembre 2017 abbiamo festeggiato il 3° anniversario. Tornare in TV per Melita è stranissimo, è la prima volta che parlo di Daniele.